Di Todi, questa sala che parla da sola. Devo dire grazie al sindaco Antonino Ruggiano che ha creduto in questa iniziativa, che noi da 12 anni come Crams, Piero Bernardini, il patrone della Crams, che chi pochi non lo sapessero è una delle realtà della ristorazione più grande in Umbria, una cooperativa, e il Palazzo del Gusto, che è un'istituzione della provincia di Terni per l'agroalimentare. È una serata del tutto speciale. Qui tre sindaci, ovviamente, padrone di casa, il sindaco di Todi, ma anche il sindaco di Abbiate Grasso, che diciamo siamo ospiti, Vox Media, siamo ospiti di Abbiate Grasso, perché, come sapete, il segreto del successo di questa iniziativa Città Soldiner Music è il grande pregio, la grande qualità della musica che deriva dalla tradizione di Umbria Jazz, Carlo Pagnotta e Umbria Jazz Winter, in particolare a Orvieto, e la qualità, l'eccellenza portata qui sul desco a tavola dalle Città Soldiner. Questo credo sia un connubio di tutto rispetto, e oggi abbiamo il sindaco di Abbiate Grasso che ha portato i suoi e quindi chef e prodotti straordinari dalla Padana, dalla pianura Padana, e poi abbiamo anche la gradita ospite, un altro sindaco di una città sola dell'Abruzzo che prossimamente vedremo su questo schermo, città Sant'Angelo, una città particolare, speciale tra terra e mare. E non ho finito, vedete alla mia destra la signora Eli, che è venuta dalla città sola di Sokndal, nello specifico da Sokndal Strand, che è una città della Norvegia, e non è una qualsiasi città slow. Le città slow sono, per inciso, 129 in 19 paesi, quindi la sede di queste città slow internazionali è in Umbria e a Orvieto. Poi dall'Italia, è nata nel 2003, quindi un applauso alla signora Eli e al gruppo di Sokndal, una folta delegazione da questa città che è a sud di Stavanger, la pronuncia non sarà questa. In ogni caso la cittadina è straordinaria, e chiudo e passo la parola per i saluti ufficiali al sindaco ospite, il nostro Antonino Ruggiano. Grazie. Buonasera a tutti, io non rubo assolutamente tempo, è ora di cenare, siamo tutti contenti di farlo. Volevo soltanto darvi il benvenuto. Todi è una città antica, ospitale, l'ho detto la settimana scorsa, mi dà immenso piacere di dirlo questa sera. Questa sala è la sala dove si è svolta la vita cittadina per 8 secoli, recente è stato anche teatro, e siamo contenti e orgogliosi di avervi qui con noi. Alle nostre spalle, alle mie spalle, c'è il sipario del nuovo teatro comunale, nuovo si fa per dire, perché è del 1876, raffigura la visita di Ariosto a Todi, e sullo sfondo c'è questo palazzo dove siamo noi adesso. Non abbiamo altro che una storia prestigiosa, dei prodotti straordinari e il piacere di incontrare gente che viene da tutto il mondo come questa serata. Buona serata a tutti e buon divertimento. Grazie sindaco, adesso un saluto a un altro sindaco di Città Sant'Angelo, Gabriele Florini, prego. Grazie, grazie per l'ospitalità. Città Sant'Angelo, come diceva l'amico, è situata nel centro proprio dell'Italia. Siamo usciti a Pescara Nord, a 5 minuti dal mare, a 20 minuti dal Parco Nazionale d'Abruzzo. A Passo Lanciano si scia guardando il mare, uno dei pochi posti al mondo che può dare questa bellezza. Poi Città Sant'Angelo è città dell'olio, città del vino, città
uno dei borghi più belli d'Italia, il club più, borghi più belli d'Italia, e adesso siamo arrivati anche come città slow. Ma non, io sono onorato questa sera di stare qui, approfitto per fare gli auguri al sindaco di Todi che fa 40 anni oggi, quindi un applauso. Giovane, giovanissimo. Invito da subito il sindaco a venirci a trovare a Città Sant'Angelo, anche perché abbiamo tante belle cose da farvi vedere, ma tante buone cose da farvi assaggiare, perché dai formaggi ai primi piatti, non so se conoscete gli arrosticini, insomma, poi è inutile. Siamo a disposizione per farci conoscere sotto questo aspetto. Grazie di nuovo per l'ospitalità. Grazie, Yes, I don't speak Italian, so I had to express myself in English. So I haven't understood so much what you have said, but thank you very much for the invitation and the hospitality here. It's just perfect. And the Città Slow movement is so close to my heart. So I think we have to develop it, and I think we shall spread it all over the world, because it's so important that we have this feeling about Città Slow and what Città Slow stands for. And we are so impressed, the whole group of us sitting here, with its surroundings and the buildings. We have the fjords and the mountains, but no buildings like this, and the hospitality. Thank you very much, and good luck with this Città Slow. Poi la parola a un sindaco Città Slow, Roberto Albetti, a Biategrasso. Biategrasso è una città che ormai partecipa a Città Slow di Nerviusi fin dall'inizio, è una tradizione. In questo periodo abbiamo tenuto la temperatura bassa apposta per mantenere il menù più padano possibile, per questo, perché dalla prossima settimana invece andiamo verso la primavera, se Dio vuole, ma apposta per appunto avere in calendario a Biategrasso il menù relativo, abbiamo qui una Città Slow che è impegnata in vari fronti, non solo sul food, perché noi parliamo di food, ci scherziamo sopra, ma Città Slow significa anche grande impegno per la qualità della vita dei cittadini, per la sostenibilità, per la messa in valore dell'identità, senza ideologismi e senza tanti ismi, ma con molta concretezza, quale quella che deriva dalle parole di questi sindaci. Biategrasso è una cittadina che si trova a 25 km da Milano, è bagnata da due corsi d'acqua importantissimi, che è il Mariglio Grande e il fiume Ticino. I momenti significativi che fanno da Biategrasso un punto di riferimento per tutto l'Abbiatese, ma non solo, ma anche per Milano, per la provincia e per la regione. Quindi vogliamo porci con questo spirito e vogliamo che tutti voi potete, attraverso le cose che gusterete stasera, appunto dal gorgonzola al risotto, ai bolliti, la polenta, eccetera, gustare di questa nostra terra, che non è ricca magari come l'Abruzzo, magari come l'Umbria, dal punto di vista di tanti gusti, però la mia lo fa via Milano, Milano. Per cui buon appetito a tutti, grazie. Thank you.